Ciao a tutti, io sono Beatrice Lorenzi e oggi parleremo ancora una volta della cultura pop. Nello caso specifico di oggi faremo un mega unboxing che devo dire è un pochino atipico perché c'è un gift molto grande e soprattutto molto interessante da parte di Coconino. Coconino è una casa editrice storica che sta pubblicando veramente delle cose super interessanti, alcune delle quali mi mancavano totalmente. Ma prima di vedere che cosa mi hanno inviato, abbiamo il nostro pacco di Mangaio. Questa volta è un pochino meno del solito. È ovviamente già aperto, ma d'altronde ormai lo sapete, se non c'è del cringe, non c'è della beceraggine, siete sul canale sbagliato. Prima di iniziare vi ricordo che su Mangaio potete avere il 5% di sconto usando il codice BEA. Tre lettere, facile, veloce, e iniziamo. Allora, abbiamo Sanctuary, il numero 4, sto adorando quest'autore, visto che sono scema mi sono dimenticata di ordinare il secondo volume di Trillion Game che è appena uscito dello stesso autore, il tratto grafico è pazzesco, una storia molto interessante, matura, ma secondo me adatta quasi ad ogni target, diciamo dai 15-16 anni in su, perché all'interno tutta una serie di dinamiche che possono veramente piacere a tutti, quindi super consigliato. Poi abbiamo Record of Ragnarok, siamo in un momento molto interessante della storia, è uno scontro questo qui bello sì, ma mi sono spoilerata un pochettino delle uscite successive, secondo me la storia diventa ancora più figa. È un manga tamarro, però a me piacciono. Abbiamo Homunculus 10, purtroppo non sono riuscita a reperire il 6, quindi la mia lettura è bloccata, però sto prendendo tutti gli altri numeri in modo tale che appena ritorna disponibile il 6 posso finirmi quest'opera e ce l'ho tutta lì, bello, mindfuck totale. Abbiamo Friere 9. Anche in questo caso sono indietro, però quello che ho letto mi piace molto, quindi voglio continuarlo. Questo è un altro esempio di quanto io sia scema. Sto parlando di Blue Period 10. Bene, io ero convinta che mi mancasse il 10, in realtà ce l'avevo. Mi manca l'11, quindi anche lì sono bloccata. Per fortuna sono pochi numeri, quindi li recupero in fretta. Shangri-La Frontier, sono molto fiera di me perché ho trovato il tempo per recuperare fino al volume 5, quindi adesso Paolo sta leggendo il volume 6. Generalmente io non amo particolarmente gli isekai, però questo è divertente e credo che soprattutto per il pubblico di gamer, quelli proprio che giocano sul serio, non come me che tipo gioco 3 giochi all'anno e comunque lo faccio molto male, penso che possa essere estremamente interessante perché ci immerge anche nelle dinamiche principalmente dei GDPR, quindi molto apprezzato. E abbiamo il nuovo Leonard Ovest. Allora, finalmente ho completato, mi pare, o quasi, il mondo di Ran. Ho adorato l'autore, autrice mi sembra, e mi piace tantissimo il tratto grafico, il modo in cui racconta le relazioni, questa componente onirica che nel primo volume di Nuvola Nord-Ovest ho ritrovato, quindi ho intenzione di proseguire con quest'opera, visto che è davvero molto molto bella, delle splash page pazzesche e comunque mi piace molto quando i tratti grafici sono così riconoscibili. È un po' un misto, è una sorta di evoluzione dello shoujo anni 70, però con un linguaggio super fresco, super moderno, molto molto interessante. Homunculus 9, come vi dicevo, sto andando avanti, ed ecco qui quello di cui vi accennavo, cioè ho finalmente concluso, eccolo qua, tutto il mondo di Ran, una lettura che vi straconsiglio, non solo se amate la lettura, diciamo, legata alle Majocco, ma anche se volete una storia fantasy molto simpatica, con puntecci, che va anche un po' a scardinare alcuni degli archetipi più classici delle Majocco. E concludiamo, o quasi, ok, abbiamo il numero 10 di I Am a Hero, iniziamo ad andare verso una conclusione. Molti di voi mi hanno detto che in realtà cala verso il finale, vediamo, visto che io ero partita non super convinta, poi andando avanti con la lettura invece mi sono appassionata. Se mi dite che cala ci rimango male, però voglio farmi un'opinione, insomma, mia. E concludiamo con un'altra raccolta di Junji Ito, in questo caso Il Mostro. Piano piano sto completando la raccolta edita da J-Pop e mi mancano in realtà solo uno o due titoli di Star Comics, così piano piano voglio avere tutto quello che è stato pubblicato in Italia da Ito. Se ci sono delle altre opere, eventualmente valuterò di prenderle dal catalogo o inglese o spagnolo. Fortunatamente conosco abbastanza bene queste lingue. Ora bloccherò un secondo il video perché vi devo far vedere la promo. Ah no, la promo non c'è più, scherzavo. Che tristezza. Passiamo invece alla parte di Coconino. Allora, io li ringrazio ancora tantissimo del gift perché ci sono delle chicche qui che secondo me diventerete matti. Questa lettura, che tantissimi mi hanno detto imprescindibile, in particolare se non sbaglio il fumetto preferito del mio amico Michele Mari, ciao Michele ma potrei sbagliarmi, Giro Taniguchi, Quartieri Lontani. Io di Taniguchi avevo letto davvero pochissimo, mi sembra solo un'altra opera, quindi questo che so essere veramente una delle sue opere cardine, se non addirittura considerata il suo capolavoro, non vedo l'ora di averlo tra le mani. Poi abbiamo invece un'opera che devo ancora affrontare, non ho ancora letto neanche
diciamo la sinossi Robo Sapiens di Shimada Toranosuke, ok? Quest'opera che dalla grafica e anche dal tratto mi sembra abbastanza sperimentale, almeno per quanto riguarda il mio catalogo. Se la conoscete e avete un'opinione, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Poi abbiamo invece un fumetto, penso inglese, Elizabeth Peake, Fangirl. Anche questa è una tipologia di fumetto che io tendenzialmente non fruisco molto, ma piano piano sto cercando di ampliare per quanto possibile anche questo settore con graphic novel italiane, americane, inglesi, insomma, ampliare un pochettino con le tempistiche che ci sono. E poi abbiamo di Nakamura, Utsubora, Utsubora 1 e Utsubora 2. Anche di questo non ho voluto sapere assolutamente niente, ma le copertine e il formato mi intrigano veramente tantissimo. Ho dato un'occhiata al tratto grafico e anche questo mi ricorda in un certo qual modo la grafica, diciamo, anni 70-80, però ripulita, rimodernizzata. Quindi voglio partire assolutamente senza sapere niente, in modo tale da potermi godere il più possibile la lettura. E poi abbiamo le prime due. Ho fatto un macello. Le prime due opere che invece ho avuto modo di leggere e di cui mi sono innamorata. La mia prima volta con Kamimura. Guarda che non è che non ti si vedesse. Ok, la mia prima volta con Kamimura, 13 notti di rancore, pazzesco. Ho letto tutto il primo volume e sono arrivata a circa metà del secondo, una delle storie più belle, più mature, più affascinanti sulle figure femminili che io abbia mai letto in vita mia. Storie molto pesanti spesso che sanno essere anche con una sorta di morale non così chiara, hanno sì dei tratti fiabeschi, dei tratti molto legati al folklore giapponese, ma hanno anche una spietatezza di fondo bellissima, già per me è bellissima. Questo primo approccio con Kamimura mi ha affascinato un sacco e mi ha spinto sicuramente il desiderio di recuperare altre opere dell'autore. È uno dei grandi, come potete vedere magari se mi seguite anche sugli altri social, cosa che vi invito caldamente a fare, insomma trovate tutti i link qui sotto. Uno dei miei desideri più grandi è proprio quello di recuperarmi alcuni grandi classici, magari un pochettino più di nicchia, perché voglio riuscire a farmi più cultura possibile. Quindi alcuni dei titoli che magari vi consiglio o che leggo o che mi vengono mandati, cerco di affrontarli anche se tendenzialmente non sarebbero il manga commerciale che comprerei subito. Questa cosa mi è stata sottolineata anche nel video collezione manga, perché ho detto che, per esempio, alcuni manga che ho affrontato, di cui ho parlato, che sono tendenzialmente manga molto commerciali, le hit del momento, magari a me non piacciono. Lo faccio perché non posso parlare bene o male di una cosa che non conosco, quindi sto cercando di approfondire il più possibile e veramente ringrazio tantissimo Coconino per questo mega gift. Tra l'altro, il manga che mi era cascato prima, in realtà era il risultato di un altro pezzo dell'unboxing di Mangayò ed è Shadow House, il numero 11. Siamo quasi in pari con il Giappone. Per me la lettura sta rallentando parecchio, però concludiamolo. So che in Giappone appunto sono usciti 12 volumi, vediamo se siamo in dirittura d'arrivo, vediamo se ci sarà questo twist un pochino più interessante. Ancora una volta vi ricordo il codice sconto BEA per Mangayò, vi ricordo di seguirmi su tutti i social e ringrazio ancora tantissimo Coconino per queste perle di cui sono veramente super contenta. Ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao! C'era un maglione per tutto il tempo, vabbè, ciao!